notte di follia e devastazione nella centralissima piazza Sant'Agostino. Ad immortalare le gesta dei vandali, alcuni video ripresi dai residenti della zona e poi pubblicati sui social. Ho sentito proprio alle 23 il rumore assordante che è durato su 10 minuti. Immagini che hanno acceso inevitabilmente la rabbia dei residenti e di coloro che vivono la piazza quotidianamente. I problemi della piazza sono sempre soliti, li conoscono bene tutti, ma nessuno interviene. E quindi si riduce sempre a bere troppo spaccio, cose, storie che dopo cena imperversano. Sembra quasi che il coprifuoco non interessi a questa gente. Nel video si notano infatti ragazzini lanciare bottiglie, sradicare cestini e scagliarli con forza sul lastricato tra urla e schiamazzi. Qui siamo veramente allo sbando in determinati orari della notte, ma non solo. Qui siamo in degrado assoluto. All'alba di domenica mattina, così questo quello che resta della notte di follia. Bidoni, biciclette, cioè, ma queste sono cose, cioè, sotto certi aspetti imbarazzanti. Nella notte tra sabato e domenica, dopo l'allarme, sono intervenute volanti, carabinieri e polizia municipale. Abbiamo comunque mandato anche video per vedere che, insomma, cioè, di rintracciarli, ma comunque qui, a parte c'è, cioè, il classico episodio, ma comunque, cioè, ultimamente si trova anche in forma giovane i ragazzi che fanno, cioè, sbivacco dalla mattina alla sera, che nessuno comunque viene a controllare. Questa è una cosa che veramente fa rattristire.